Buongiorno a tutti. Vorrei presentarvi degli esercizi da fare a casa per tutti. Per tutti intendo che possono farlo delle persone anziane, delle persone che non fanno troppa attività fisica durante l'anno, che non sono abituate a fare troppa attività fisica, o anche quelle persone che non amano fare troppa fatica durante l'attività fisica. Quindi sono degli esercizi abbastanza morbidi, ma molto utili per il nostro corpo. Ok, bene. Adesso io vi farò vedere come vanno eseguiti gli esercizi. A fine video troverete una scheda con tutti gli esercizi che io vi propongo. Quindi se poi volete fare allenarvi, fare un circuito, fare delle ripetizioni, fare quello che meglio preferite, potete trovare gli esercizi a fine del video. Cominciamo col materiale che serve, materiale semplicissimo che possiamo avere in casa. Due bottiglie d'acqua, io ho scelto un litro e mezzo, potete scegliere il peso che volete, mezzo chilo, un chilo e mezzo, quello che avete, va benissimo. Un libro o un cuscino. Una sedia. E il tappetino. Allora, cominciamo con l'allenamento. Allora, prima di tutto è sempre importante fare una buon 10 minuti, 15 anche, di riscaldamento. Un riscaldamento in casa è sempre molto semplice da fare. Possiamo farlo a corpo libero. Quello più semplice è correre sul posto e mentre corro sul posto posso effettuare delle rotazioni delle braccia. Posso fare un avanti e un indietro, alternati come lo stile libero, continuo a correre sul posto. Basta che faccio del movimento, ok? Posso fare uno skip, cioè tiro sulle ginocchia al petto, posso fare dei piccoli piegamenti, dei piccoli balzelli, tutto quello che mi fa muovere, mi permette di scaldare il corpo, ok? Cominciamo con gli esercizi. Allora, il primo che vi propongo è quello che vi ho fatto vedere nel riscaldamento ed è la rotazione delle braccia. Per rotare le braccia siamo gambe divaricate leggermente a larghezza spalle, sono bello alto, rimango su posturalmente corretto, quindi bello alto, gli addominali comunque sono sempre belli che ci sostengono, rotazione delle braccia in avanti. La variante può essere le braccia che ruotano indietro, come possiamo farli anche tutti e due. Per chi se la sente o chi vuole provare, un braccio va avanti e uno va indietro e poi dall'altro. Ok, secondo esercizio, faccio lavorare i lombari e i glutei. Mi appoggio a un muro o a un tavolo, piede a martello, sposto indietro la gamba e torno. Il piede non tocca terra, come vedete è sempre sollevato un pelino da terra. Prima una gamba e poi l'altra. Terzo esercizio che vi propongo è i piegamenti sulle braccia. Allora, quello che tutti conoscono è siamo posizione prona, cioè sdraiate pancia in giù per terra, sollevo il mio corpo stendendo le braccia. Una variabile più leggera e più semplice è questa. Sempre appoggiato al muro, gambe distese, busto bello dritto, scendo e torno. Scendo con la testa, con la fronte, vado quasi a toccare il muro e torno. Poi prendiamo il nostro tappetino, lo mettiamo per terra e faccio il plank, ok? Il plank è questo. Appoggiato sui gomiti e sulle punte dei piedi, allineo i segmenti corporei, spalle, anche e caviglie sono sulla stessa linea, formo una tavola col corpo. Un altro esercizio, sempre per gli addominali, è questo. Sul tappetino, sdraiato, gambe piegate a 90 gradi,
stendo le gambe e le ripiego. Arrivo sempre a 90 gradi. Variante, ruoto di lato, torno centrale, ruoto dall'altra parte e torno centrale. Un altro esercizio che si può fare, gambe piegate, sempre sdraiato a terra, i piedi li metto a martello, ricordo che il piede a martello è un piede a 90 gradi con la tibia, quindi sono appoggiato sui talloni, sollevo il bacino, posso restare o in posizione statica oppure posso creare dei piccoli movimenti col bacino, piccoli e lenti. Un altro esercizio è il cane. Posizione di quadrupedia. Stendo il braccio e la gamba opposta. Poi cambio. Piccola pausa quando sono su. Mi fermo un attimo e torno. Mi fermo un attimo e torno. Adesso lavoriamo un attimo sulle gambe. Sulle gambe volevo proporvi un qualche esercizio. Allora, il primo è il classico squat. Allora, visto frontalmente, la posizione deve essere questa. I piedi sono più o meno alla larghezza spalle, sono su bello alto. Lateralmente, la posizione è questa. La schiena sta sempre dritta, scendo, arrivo a creare un angolo di 90 gradi e torno su, scendo e risalgo. Variante per questo esercizio, per chi magari lo squat può far fatica, ha paura di sbagliare il movimento, prendiamo il nostro libro, togliamo le scarpe, metto il piede, un piede sul libro e l'altro lo sollevo leggermente. Trovo una posizione di equilibrio. Mi raccomando, fondamentale, per stare in equilibrio non devo stare tutto storto, ma devo stare nella mia posizione naturale del corpo. Ok? Se io sono in piedi, sono così. Se io sono sul libro, sono nella stessa identica posizione. Prima con una gamba, poi con l'altra. Per renderlo leggermente più difficile, usiamo il nostro cuscino. Mi ho usato il cuscino del divano, ad esempio, ed è uguale a quello che ho fatto sul libro. Differenza, il libro è rigido, il cuscino no. Quindi avremo un movimento del piede. Dobbiamo cercare di tenerlo più fermo possibile, di trovare il nostro punto e mi metto in equilibrio. Variante, se uno vuole farlo un po' più difficile, è sollevo la gamba e torno giù. Sollevo la gamba e torno giù. Poi mi rimetto le scarpe e lavoriamo sugli addominali. Quindi rimetto giù il tappetino. Addominali. Per molti fare addominali può risultare molto difficile e porta molto spesso a commettere un errore classico, che è quello di tirarsi su lanciando la testa in avanti senza usare gli addominali e soprattutto non facendo un movimento corretto per salire. Quello che possiamo fare noi, per renderli semplici, sul tappetino, mani sulle spalle, ok? I piedi sono a terra. Contraggo l'addome e devo pensare che sia l'ombelico che mi porta su. Io posso salire quello che riesco. Se riesco a salire bene, salgo qua e torno giù, quindi con la schiena dritta. Se non riesco, contraggo e arrivo dove riesco ad arrivare. Solo la contrazione già ci porta a sollevare le spalle. Solo la contrazione degli addominali. In questo modo l'addominale sta lavorando. Non sto facendo fatica io con le spalle, è proprio solo l'addominale che mi tira su. Ok, adesso passiamo alle braccia.
Vediamo le nostre belle bottiglie. Stessa posizione dello squat, però porto 90 gradi, scusi, 90 gradi, e l'esercizio è questo. Chiudo e riapro. Chiudo e riapro. Chiudo e riapro. Ultimo esercizio per le gambe, la nostra sedia. Mi siedo sulla sedia. Mi raccomando, sono seduto, cerchiamo di mantenere sempre la postura. Non sto guardando la TV, ma sono seduto su una sedia, come dovremmo essere seduti. Sollevo leggermente un piede da terra, distendo la gamba e torno. Il piede a martello, distendo e torno. Distendo e torno. E poi cambio gamba. Distendo e torno. Distendo e torno. Ok. Gli esercizi che vi volevo proporre oggi terminano qua. Come possiamo eseguire questo circuito? In due modi. Il primo è quello di lavorare 30 secondi per ogni esercizio ed effettuare 30 secondi di recupero. Quindi inizio magari con il mio primo esercizio delle rotazioni per 30 secondi, dopo 30 secondi mi fermo, 30 secondi di recupero e poi passo al secondo esercizio, che è quello che vi ho detto, della gamba, in questo modo. 30 secondi, 30 di recupero, passo al terzo e così via. Variante, se non volete farlo a tempo, possiamo farlo a ripetizioni, cioè 15 ripetizioni per ogni esercizio. Quindi nelle rotazioni avremo 15 rotazioni, nel secondo saranno 15 slanci indietro della gamba e 15 slanci indietro dell'altra gamba e così via per tutti gli esercizi. Potete fare 2, 3, 4, 5 giri, quanto volete, potete anche fare banalmente a tempo, no? Mezz'ora di lavoro, 40 minuti, quello che vi sentite di fare. Quello che consiglio è di non esagerare, soprattutto se non siete abituati a lavorare, ok? Meglio fare un pelino meno oggi e aumentare gradualmente che partire subito oggi a fare tantissimo lavoro e poi magari per 5-6 giorni, una settimana non fate più nulla perché avete il dolore e non vi muovete più. Quindi cercate di partire con calma e aumentare gradualmente il tempo di lavoro. Il tempo di lavoro intendo il tempo totale, quindi mezz'ora, 40 minuti, un'ora, quello che sarà. Quando avete finito di fare gli esercizi, è sempre importante, fondamentale, fare almeno un 10-15 minuti di stretching. Io adesso vi farò vedere qualche esercizio, è semplice e elementare, e se volete approfondire di più sullo stretching vi consiglio di andare a vedere sulla pagina YouTube il video che ha fatto Selina, una nostra istruttrice di tuffi, che ha fatto due video solo sullo stretching. Lì potete fare tantissimi esercizi o fare addirittura tutta la seduta di stretching, che lo stretching non fa mai male, anzi è sempre molto importante. Allora, vi faccio vedere qualche esercizio per chiudere la vostra seduta d'allenamento. Sdraiati sul tappetino, porto le ginocchia al petto e abbraccio le gambe, tirando le ginocchia verso di me, senza esagerare naturalmente. Tengo la posizione per una trentina di secondi, più o meno. Dopo 30 secondi, distendo una gamba e l'altra la tengo al petto. 30 secondi e vado a cambiare la gamba. Poi possiamo fare la croce. La croce è questo qua l'esercizio. Mani a croce, appunto. Piego una gamba. Con la mano opposta alla gamba piegata, quindi in questo caso gamba destra piegata, la mano sinistra va all'esterno della gamba destra, spalle rimangono a terra e ruoto di lato. Più giù vado e meglio è. L'importante però è rimanere con le spalle a terra. Se tendo a girarmi tutto, piuttosto
mi fermo prima, devo sentire tirare qua dietro, prima da un lato e poi dall'altro. Ok, un altro esercizio può essere questo, in piedi. Prendo la gamba, allineo le ginocchia, cerco di tenere una posizione eretta. Se ho fatica a stare in equilibrio, semplicemente trovo un punto d'appoggio, può essere un mobile. Se lavoro in compagnia può essere la spalla del compagno che lavora con me. E rimango detto così. Basta veramente a volte un dito per tenere l'equilibrio. 30 secondi. Quando cambio, lascio lentamente e cambio gamba. Nello stretching, quando andiamo a tirare un muscolo, è sempre importante mai mollare di colpo la tensione, ma accompagniamola un pelino. Ok? Perfetto. Allora, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!